Ciao farfalla! Ciao! Sono farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le emozioni, me le ritrovi tu. Da questa notte non voglio andare mai, dammi due ali per volare, sei una boccata d'aria. Ehi là! Oggi siamo a Osso, al treno dei bimbi. Piemonte. Questo è un posto bello tranquillo dove si può venire qui, ovviamente rispettando tutte le regole del buon senso, e praticamente ora vi portiamo a visitare questo bel posto. Il video sarà leggermente accelerato perché voglio farvi vedere veramente tutto quello che c'è, il più possibile, tutto quello che c'è in questo parco. E andiamo, via, ciao, let's go! Ciao, ci sono anch'io! Andiamo insieme! Wella, qui ci sono delle fontane dove d'estate mettono dei pesci. È tutto molto più bello in primavera ed estate. Adesso è un periodo un po' fermo. Morto. Qui c'è un presepe che ovviamente è chiuso, vabbè. Però vi assicuro che è molto bello da visitare. Se volete stare tranquilli, questa è il posto, questo è il posto giusto. Adesso ci stiamo dirigendo al sentiero che porta alle cascate del diavolo. Bisogna camminare un po'. A me fa molto paura quella cascata. E beh, adesso vedrete. È bella, 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 bella. C'è un enorme fracasso. Non dire niente. Andiamo avanti per il nostro sentiero. Se gli racconti tutto, è un po' così. Qui gli abitanti di questo paese raccontano, narrano che in passato molto molto lontano qui abitavano le streghe. La paura. E sono rimaste alcune cose di queste streghe. Dicono che questi sentieri li abbiano creati proprio loro, streghe, maghi, che ne so io cosa c'è qui. C'è tutto un casino, però va bene. Noi andiamo avanti, mi raccomando, bisogna stare attenti se si viene qui in una giornata un po' umida, perché è facile scivolare, parecchi punti dove veramente ci si può fare male. Ci si può capottare. Adesso qua ci stiamo guardando un attimino in giro per vedere cosa c'è. Ok, ci siamo presi di coraggio, ci siamo riposati un po', abbiamo tirato un po' buff, come si dice, e ora si va. Che bello, qui sembra di essere quasi dentro una fiaba, questo bel sentiero, queste belle piante, la tranquillità. Si respira aria pura. Ogni tanto troviamo qualche masso che è venuto giù dalla montagna, che nei secoli è diventato parte di questo bel panorama. Possiamo ammirare il fiume che scorre.
è un po' in secca, quando aprono la cascata del Toce c'è molta più acqua. Si rimpolpa. Perché qui siamo appena sotto la cascata del Toce, quindi vi abbiamo dato un'altra informazione in più. Qui c'è un enorme blocco di granito, veramente la fotocamera non rende l'idea di quanto è grosso. Si vede il mio testone. La bambola, il bosco. Bello, bello. È il nostro sentiero che ci porterà alle cascate del diavolo. Però qui c'è un po' di confusione, perché uno lo chiama cascata del diavolo, poi qualcuno lo chiama le marmite di Cloveo e non si sa qual è il nome giusto. Io continuerò a chiamarle cascate del diavolo a questo punto qua. Anche le marmite del diavolo. Sì, le marmite del diavolo, giusto. Questo punto qua a me piace, perché con tutte queste rocce messe in questa maniera dà l'aria di essere in un posto incantato. Magari qua e là salta fuori qualche hobbit, magari. Qualche fatiglina. Vabbè. Ha visto che è la... Ecco, è passato Flash. Stava facendo il suo allenamento quotidiano. Ora siamo ritornati al nostro parcheggio e nel prossimo video vi faremo vedere le famose cascate del diavolo.